Leggiamo adesso. Il Signore scese per osservare la città e la torre che gli uomini stavano costruendo e disse: ecco, tutti quanti formano un sol popolo, parlano la stessa lingua. E questo non è che il principio delle loro imprese, d'ora in poi saranno in grado di fare tutto quel che vogliono. Andiamo a confondere la loro lingua, così non potranno più capirsi tra loro. Sembra quasi che Dio sia geloso, faccia il dispetto, no? Ecco, il meccanismo per capire la chiave di lettura qual è, quella che entra. Dio fa del male all'uomo, giusto? In questo caso, giusto? Ed è scritto così. Quando a Dio si dà la colpa di qualcosa di male che capita all'uomo, se il male è futuro, vuol dire hai preso una strada che ti sta rovinando. Se il male descritto è passato, cosa vuol dire? Ma io resto presente. Quindi che Dio sia lui che interviene e fa in modo che non si capiscano, perché hai preso una strada che ti porta alla incomprensione, ma io resto presente e nonostante questo ti do la possibilità di poterti reincontrare. Per cui da una parte c'è la descrizione di qual è l'effetto sull'uomo delle scelte fatte dall'uomo. È l'incomunicabilità alla fine, non si capiscono più, non riescono più a stare insieme, a lavorare insieme, a progettare qualcosa insieme, a costruire insieme. Parlano davvero lingue diverse, ma non nel senso che Gil parla cinese, Gil parla. Ognuno usa il vocabolario mettendoci dentro nelle parole comuni il suo progetto, le sue idee. Succede dopo poco, no? Che se tu dici la stessa roba, è stata capito perché è stato il mio modo di costruirlo insieme. Perché ognuno assolutizza, ecco, ognuno assolutizza il suo modo di vedere, di pensare il progetto, la cosa. E se è in 4 o 5 des, la se complica la faccenda, se sei 50, sento a modo più. Vero o no? I giornali ce ne danno una testimonianza quotidiana, o i telegiornali, vediamo, è vero o no? Per cui l'effetto di se l'uomo fa di sé, fa suo un progetto di potere convinto che in questo modo si può davvero realizzare, alla fine cosa troverà? La solitudine, l'incapacità a stare insieme, l'incapacità a capirsi, a collaborare, a costruire qualche cosa che duri davvero. E questa è l'umanità nella quale appare, continuiamo la lettura, e il Signore li disperse di là in tutto il mondo. Tutti non si capiscono più, dice, non possono più stare, non riescono più a stare insieme. E allora si dividono tanti gruppetti e perciò furono costretti a interrompere la costruzione della città. Volevano toccare il cielo col dito e si trovarsi con un po' una mosca a mano. La città fu chiamata Babel, confusione, notate, Babilonia. Babel. Loro hanno sperimentato cosa vuol dire il potere quando schiaccia. Hanno sperimentato la stupidità di un progetto politico che non vede al di là del naso il comportamento dei loro, i loro capi. E cosa vuol dire cadere nelle grinfie di uno che invece il potere lo tiene in mano, lo fa sentire molto più uomo e con questo potere ti schiaccia. Nabucodonosor. È Babilonia. Per cui anche il nome dato a quella torre. Tutto sommato, i babilonesi pensavano di poter controllare tutto il mondo che loro ha conosciuto, costringendo tutti a fare quel che volevano loro, ma in questo modo creavano proprio la divisione all'interno. Ogni gruppo si sentiva contro l'altro per poter garantirsi un minimo di sopravvivenza. E infatti non a caso Ciro, che eliminerà Babilonia e si sostituirà, troverà un modo diverso di tenere insieme la gente. Avrà un progetto politico molto diverso. Sarà aiutando i vari gruppi a ritrovare se stessi che si procurerà il loro sostegno, la riconoscenza in un certo senso. Noi sappiamo che siamo un piccolo popolo, però tu ci permetti di tornare a casa nostra, di vivere secondo le nostre abitudini, le nostre usanze, eccetera, eccetera, e ci garantisci contro chi vorrebbe cancellarci. Perciò noi ci teniamo che tu duri tanto. Tossomat, Ciro era un politico di quelli buoni. Aveva capito che dare la carota è molto meglio che usare solo il bastone. Dopo il bastone se Ucuria l'era buttato tra la poli quando Ucuria, se uno se lo meritava, è come? Ma aveva imparato che tenendo insieme, cioè facendo sentire un po' protetti i tanti popoli che aveva sottomesso, loro accettavano la sua presenza e collaboravano con lui quando gli serviva, oltretutto. Lui, ma anche i suoi discendenti, che poi per fortuna nostra, arrivati vicino alla Grecia, abbiano trovato chi gli ha fatto vedere i sorci verdi e gli ha fatto passare la voglia di voler venire di qua. Quello siamo tutti contenti, noi ne perché.
fossimo diventati una satrapia persiana 2400 anni fa, 2300 anni fa, la nostra storia sarebbe stata diversa dopo. Invece questi greci, che per fortuna i Gatea le unge per d'olte, e gli ha fatto passare la voglia di voler venire di qua, per fortuna. La città fu chiamata Babel perché fu lì che il Signore confuse la lingua degli uomini, dispersi in tutto il mondo, e in questo mondo disperso, ma dominato dalla... non una dispersione dove ognuno si sente nel proprio orticello e ci tiene ai rapporti con gli altri, ma in un mondo che è sempre pieno di contrasti, che è l'effetto proprio di quella scelta della torre, che Dio darà la sua ultima risposta all'ultimo rifiuto. Se il rifiuto è stato, rifiutiamo di riconoscere l'altro come essere umano, vogliamo schiacciarlo per poter crescere, lui in questa umanità, Disgregata. da questa scelta, sceglierà un uomo che vive da disperso, che attraverso di lui comincerà una storia per ricongregare i figli di Dio, dispersi, appunto. Questo uomo chi è? È Abramo. Dove appare per la prima volta? Alla fine della pagina. È in questa pagina, nel capitolo 11, che a un certo punto, riprendendo la genealogia di quelli che tra i setiti qualcosa hanno tenuto del rapporto con Dio, anche qui stavolta non è che tutta l'umanità si è disgregata, cioè si è adeguata alla corruzione, per fortuna, ma è tra i discendenti di questo gruppetto che ha cercato di restare fedele, che Dio sceglie a un certo punto Abramo. E da Abramo ne farà Abraham. Vi ricordate la differenza dei due nomi? Abramo vuol dire... Padre di nomadi o padre nomade? E Abraham? Padre di popoli, padre forte di popoli. Abraham.